Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale, io sono Shake e oggi siamo di nuovo su No Time to Explain, perché dovremo andare a cercare di salvare noi stessi nel futuro, nel passato, come sempre, come abbiamo fatto già nel primo episodio dove siamo riusciti a sconfiggere il granchio, perché è lui che ci aveva rapito, che ci aveva rapito appunto, e adesso invece stiamo inseguendo uno squalo che fa sinistra, destra, destra, sinistra. Cerchiamo di non cadere nelle trappole, perché qui bisogna cercare di studiarci bene il terreno per cercare di non finire al di sotto, perché ci sono i spuntoni che ci stanno aspettando. Comunque siamo riusciti ad arrivare al portale e adesso non è ancora il momento di raggiungerlo, perché questo... No! La piattaforma! Dio, è stato bello finché è durato. Ok, si ricomincia, perché probabilmente abbiamo ancora altre due vite, come è stato già nell'episodio numero 1 dove c'era il granchio. Ecco ragazzi, è questo quello che dobbiamo fare. È questo. Ari, ecco che comincia a lamentarsi. Beh, c'ha ragione, perché sta sotto tortura. Dovevamo cercare di liberarlo da sto squalone. Vediamo un po' se riusciva a arrivare sani e salvi sotto, ok. E qui ragazzi bisogna sicuramente fare un balzo un po' particolare, ma proprio un po' particolare. Dobbiamo cercare di trovare la... Non è questa, ok. Ragazzi, la posizione giusta, assolutamente... Oddio, pure sopra. Ma sti grandissimi paraculi! Capito che roba, che io potevo stare qua tutto il giorno, no? A cercare di superare quel pezzo sotto, invece ragazzi si passa sopra. Vediamo se caschiamo. No! Allora, dobbiamo andare leggermente verso sinistra, no? Dobbiamo cascare, però io non mi riesco, aiuta con l'aria. Soltanto ci possiamo spingere su. Ah no, 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 funziona anche il quadro, ragazzi, ok. E qui sicuramente dovremo distruggere tante rocce. Tante rocce fino a scendere giù. Cercando di... No, ne abbiamo rotte un po' troppe, lo sapevo io. Ok. Ok, tu c'è poco da lamentarti, facci ragionare per cortesia. Qui ci serve un po' di concentrazione, perché ci conviene, forse sì, probabilmente scavare soltanto un passaggio. Allora, loro se pensano che noi siamo fessi, ragazzi. Ma noi, per cercare di andare su, adesso ci dovremo rompere... No, ci conviene... No, però noi andiamo a finire giù se ci diamo la spinta, quindi rompiamo di qua. Ok, qui possiamo saltare quanto cacchio ci pare. Ok, ci siamo. No, tocca rompere qualcos'altro. Questo de lato non gliela fa. Vediamo un po'. Oddio. Dai, dai. Niente, mi tocca rompere qualcos'altro. Ancora, 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 sì. Vediamo i risultati. Oh, no, ok. Adesso un balzo lo possiamo fare però da qui, eh. Uno solo, è fatta. Ah, e non mi metta angoscia, per cortesia. Mi hanno messo sotto. Ma perché? Ma che cavolo succede, oh? Oddio. All'anima del culo dalla pistola. E qui ragazzi, noi ci dobbiamo abituare a sta nuova arma. Mazza, già abbiamo cambiato arma, oh. Ma fosse peggio di quella di prima. Era meglio il raggio, ragazzi. Almeno col raggio ci riuscivamo a calibrare i salti. Mo è che alla fine che famo. Ok, cerchiamo di ragionare. Ok, questo, noi sappiamo più o meno quanto è il rinculo dell'arma. Madonna, ragazzi, che culo. Ok, qui dobbiamo cercare di andare in alto. Vediamo un po' se pelo pelo. Questo, vedi, ci arriva pelo pelo, no? Ok, ancora uno. No, niente, ci sono ito troppo sotto. Devo cercare di distanziarmi un po', a parte ci stanno sti pupazzetti che mi girano intorno, che non ho capito che vonno. Ecco, mi stanno pure a far cambiare la traiettoria. Niente, vabbè, me ne sono proprio annato. Ecco, ce l'abbiamo fatta. Ammazza, pelo pelo. Oddio, no, il letto de morte. Allora, sotto, sotto. Ma qua tocca fa un balzo. E dai, che qui non c'è tempo da perdere. No time to explain. E allora, balziamo per l'ultima volta. Oddio, poraccio. Cerca di resistere nella tentatura. Lo so che non è facile, però cerca di far possibile, perché noi cerchiamo di sbrigarsi e arrivare lì a salvarti, però... ok, fino a qua ci siamo. Qui un piccolo salto non dovrebbe essere difficile. Bene, 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 bene. Adesso da qui, se riusciamo in un salto solo, vediamo un po' se ci riusciamo. Sì, sì, è fatta. Stai calmo, che adesso te veniamo a salvare. Guarda qua, è tutto... Attenzione che se passa sopra. A questi fanno proprio i paraculi, che cercano di non farci vedere i posti dove
potrebbe essere tutto più semplice, no? Se tante volte si riesce a arrampicare sto matto. Dai, dai, dai. Ma è troppo alto, come famo? E niente, raga, mi sa che tocca passare da sotto. Allora, ecco, una bella pistolettata. Riusciamo ad andare di qua. E qui un altro colpo di pistola, che ci stava tutto. Ok, ce l'abbiamo fatta anche questa volta, ragazzi. Vediamo se andiamo ad affrontare lo squalo oppure no. Niente, dello squalo non se ne parla. Però intanto cerchiamo di allontanarci da sti mongoli qui che ci inseguono. Ok, facciamoci strada direttamente da sotto, cercando di non saltare assolutamente. Ah, che poi attenzione, facciamo attenzione al rinculo dell'arma, che è proprio quello che ci fa saltare. Quindi cerchiamo di scavare dove dobbiamo scavare e basta, senza andare troppo oltre. Qui stiamo attenti a non bucare il terreno, perché sennò andiamo a finire di sotto sui spuntoni che ci aspettano. Qui una bella bucata sotto ci sta tutta, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, attenzione! Svirgoliamo via! Che sia questo lo scontro finale con lo squalo? No, no, assolutamente no, è troppo presto. Troppo presto, ma cerchiamo di andare nei punti giusti. Qui piccoli saltelli, no. Non mo faccio più di qua, voglio dire, calla. Ok, qui un bel balzo ci sta bene. No, c'eravamo quasi, mamma mia. Una virgola, eccola la virgola giusta. Ok, ragazzi, qui il momento si fa serio. Qui dobbiamo combattere con lo squalo. Allora, vediamo che cosa fa. Vediamo che cosa fa. Mamma mia, la musica già mi mette ansia. Fino a qua non viene, e questo già è qualcosa. Ora cerchiamo di... Ma se gli avamo uscito da qua, boh. Au, zumba. Mannaggia, la miseria, se non c'è la piattaforma sotto, non ci riesco. Eh no, ragazzi, c'è il barco, quindi non è il boss. Abbiamo preso un granchio, anzi no. Beh, il granchio sta al primo quadro, no? Teoricamente dovevo prendere lo squalo, però questo mi è scappato. Vediamo un po' se ce la facciamo a rincorrerlo. Ecco, così la famo proprio, guarda. Ok, così sì. Ma perché? Perché fai capoccella e te ne vai? Ma rimani un po', no? No, niente, è più forte di lui, ok. Vediamo se riusciamo a fare un bel rimbalzino. Così, sì. E qui, ragazzi, tocca fare un bel zigzag. Tocca pure andare sott'acqua, tra l'altro, ok. Cerchiamo di calcolarci allora il balzo che ci fa fare anche l'acqua. Piano piano, con calma, così, ragazzi, buchiamo sopra. Ce ne andiamo tranquilli. Oh, questo è facile. Facile, facile a dirsi, ma non a farsi, perché dobbiamo cercare di nuotare. Puoi bucare, puoi nuotare. Ma come facciamo a fare tutto quanto insieme? Meno male che ci abbiamo adesso un pochino già bucato. Cerchiamo di resistere semplicemente alla forza dell'acqua. L'ultima spinta. E via. Adesso ce ne andiamo da qui. E ti pare che l'agonia non finisce qui. Studiamoci anche questo. Studiamoci anche questo qui. Ci diamo delle piccole spinte. Vediamo. Ma proprio piccole, piccole, piccole. Qua un pochino più forti. Dobbiamo cercare di salire leggermente. E qui è tutto sott'acqua, ragazzi. Tutto sott'acqua in apnea. Oddio, gliela famo? Sì. Niente, ragazzi, ancora non se ne parla del confronto finale con lo squalo. Non dobbiamo andare di là, ma dobbiamo scendere. Quindi scendiamo qui, che è la parte più tranquilla, o almeno a quanto sembra. Ambedia, oh. E mo che sono sti quadretti d'acqua, oh. Dai, va, cerchiamo di... Oh, oh. Ma perché per scoprire i trucchetti devo morire per forza? Ma non ho capito. Vedi, qua tocca volare i cubetti d'acqua. Vedi che tocca fa. Alla... Mamma mia, cerchiamo di rimanere sulla terraferma, eh. Fermi, sulla terraferma, ok. Ricominciamo da capo. Piano piano, perché sennò ci onduliamo troppo. Andiamo a finire. Ecco, dannammo a finire. E tocca ricominciare. Allora, calma e sangue freddo. Poi io lo so pure che chi va piano va sano e va lontano. Voi pure, ragazzi, lo sapete, spero. Quindi cerchiamo di adottare questa tattica, che però non riesco proprio ad alzarmi, ad innalzarmi verso il cielo. Forse ci siamo, ragazzi. Ci siamo. Oddio, ma come faccio quel pezzo? Io poi direttamente ci posso manca arrivarla. Mi tocca ricominciare sempre da qua, no? Allora, piano piano, con calma. Al piano di sopra, io vorrei andare al piano di sopra. Ma io ci proverei. Io ci proverei ad andare sopra. Vediamo se tante volte posso dare una spinta con questa, va. Vediamo un po', che questi sono grandi. Sono grandissimi paraculi, volevo dire. Ok, ricominciamo, che forse ci riusciamo ad andare. Sì, la spinta c'è stata. No, qua non si va. Oh, porca vacca, ragazzi, stavolta ci hanno fregato.
ci hanno fregato, siamo costretti ad adottare la loro strada. Ok, ce l'abbiamo fatta. Eccoci, il momento clou, ragazzi, quello che stavamo aspettando. È arrivato il boss. Fa le bollicine, ecco qui, l'abbiamo beccato subito. Fa le bollicine prima di emergere, quindi vediamo un po' di spostarci nel momento opportuno, cercando di perdere meno vite possibili. Dobbiamo fare avanti e indietro su ste barchette. Vediamo un po' di riuscire a colpirlo, visto che gli sbrilluccica la coda. Ragazzi, dobbiamo cercare di colpirlo lì. E sbrighiamoci, perché ci sta facendo veramente a brandelli. Non proprio a noi stessi, però noi quelli del futuro. Non possiamo lasciargliela passare liscia così. Dobbiamo solo aspettare il momento giusto. Essere calmi, sono andato a... No, ci stanno gli spuntoni pure qua, ci voglio credere. Non ci avevo fatto caso. Ok, ci abbiamo ancora due vite, ce le possiamo gestire bene. Tra un salto e l'altro. Qui adesso sicuramente sfugherà qui dove siamo noi. No. Oh, che cavolo sto a fare? Oh, porca paletta. Porca paletta, pure i missili lancia questo. Allora, ok, adesso ricomincio a fare i salti. E rieccolo qui. Ricolpiamolo. Si è paralizzato, che ha fatto? Oh. Ammedia, oh. Non lo sa manco lui quello che sta a fare. Oddio, si è incazzato. Ragazzi, è diventata una piovra. Cos'è? Che cos'è? Vabbè, cerchiamo di colpirlo. Beh, magari in un'altra vita. E credo che sia pure l'ultima. Quindi cerchiamo di giocarci bene le nostre carte. Io da qui devo cercare di non muovermi. Mori casca, mori casca. Ma non è lui. Chi era il missile? Perché non sono morto? Ok, abbiamo scoperto che quella non era l'ultima vita. È questa però l'ultima vita. Forse ce la possiamo fare, ragazzi. Se siamo qui. Oddio, se lo sono rubato. Ma perché ci stanno a succhiare pure a noi? No, 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 no!